reduce dal successo di Checco Zalone e di anche tanti altri film e serie televisive, quali sono le produzioni che Pedro Valsecchi propone quest'anno? Ma quest'anno, tra poco iniziamo il film I soliti idioti padre e figlio, con questi giovani ragazzi che sono cresciuti su MTV. E presentiamo tra poco poi il trailer, inizieremo a girare tra 20 giorni a Milano, usciamo il 4 novembre in 500 sale in Italia, e quindi questa è una nuova scommessa. Dopo Checco Zalone, altri due comici, questo è molto importante perché anche Checco, devo dire, si è molto divertito pensando di aver conosciuto questi ragazzi, e questa è una grande, la nuova grande sfida al cinema. Poi naturalmente stiamo preparando il film di Checco, che non è quest'anno, ma inizieremo a girarlo l'anno prossimo. Checco sta arrivando, è stato un grande evento in Italia, ha portato un nuovo modo di pensare, di fare cinema, ha sviluppato e ha soprattutto ha introdotto giovani, nuovi giovani, e quindi quest'anno, diciamo, il cinema ha goduto, no? Un buon momento attraverso le nuove questi giovani. Lei, quando ha incominciato a produrre anche cinema, anzi è tornato a produrre cinema, visto che poi le produzioni cinematografiche sono da quasi 20 anni che le ha iniziate, aveva promesso anche un altro tipo di approccio, una nuova commedia, e in breve tempo ci è riuscito. Quanto è importante l'originalità e anche la sperimentazione? Beh, io penso che la sperimentazione sia fondamentale. Non c'è novità senza sperimentazione, bisogna trovare nuovi carri, bisogna sempre rischiare, il cinema bisogna avere coraggio per farlo e anche un po' di incoscienza. È importante soprattutto poi dopo trovare la storia giusta, la storia è molto importante, ma soprattutto trovare una specie di, come dire, è molto complicato, insomma, dire cos'è la formula del successo. Non c'è una formula del successo, uno va a tentativi fondamentalmente, però quando tu riesci a capire che quella storia è una storia importante, che l'attore comico fa ridere, è contemporaneo, è riesce a entrare nel cuore di tutti, è trasversale. Insomma, il primo film di Checco non era facile farlo, perché veniva da Zelig, che era una cosa televisiva, adesso poi è facile dire Checco Zalone. Esattamente, il cinema è giusto per Checco. Checco è uno che può fare il cinema. Checco, vieni un attimo, non ti voglio dire una cosa. Ecco lui, vai avanti con me. Vieni. No, una cosa, non ti voglio dire. Parlavo un attimo. Ciao. Viola. Allora, la differenza tra cinema e televisione. Il budget per il cinema si spende molto di più, c'è molta più velleità artistica nel cinema, ma sostanzialmente è uguale, ci sono più soldi nel cinema. Manca la serialità. No, lui mi parlava giustamente della differenza del cinema, io dico che ci vuole coraggio oggi a fare il cinema. E Valsecchi ce n'ha tanto. C'è anche un po' di incoscienza. Incoscienza, cioè a dare possibilità a gente che esordisce, che non si è ancora confrontata con il mercato, di tentare. Valsecchi in questo molti dicono che è un culo roccia, che è uno che c'ha culo. Invece c'ha intuito e talento. Il coraggio è anche quello di fermarsi per un anno, questo è molto importante, un grande rispetto nei confronti del pubblico. Sì, quella è l'opportunità. Mi dicono che bisogna fermarsi perché sennò ti inflazioni, sennò diventi anche un po' antipa sempre tu. E poi un anno serve anche a raccogliere le idee. Diciamo che lui ha deciso di fermarsi anche per ripensare, perché dopo questo grande successo è molto complicato per l'idea di che fare subito dopo. E quindi, essendo uno che ha molti dubbi, fondamentalmente per fortuna dubbi attivi, e quindi le storie vanno macinate, vanno pensate, vanno fatte riposare, e dopo si riprendono, poi si buttano e poi si pensano altri progetti. Come la massa per fare la focaccia, quello è il cinema. Questo è normale, come la massa per fare la focaccia, la metti lì la pasta, la fai fermentare, tutto. Cresce, ma poi può anche andare a male, però. Qual è il problema? Adesso, ma questo primo te l'aspettavi oggi? Sì, me l'aspettavo.